di Barbara Ferrari. Questo è intervento, immagino, in presenza, quindi invito Barbara Ferrari a venire qui e fare la presentazione. Si può mettere al podio. Sì, la prima al podio. Buongiorno Barbara a tutti. Ferrari è con i Taci Rail, e i Taci Rail è il nuovo nome di una prestigiosa azienda del gruppo Ansaldo, che si chiamava Ansaldo STS, se mi ricordo bene, e che aveva portato avanti tutto il discorso che si era iniziato ancora negli anni 60 con il segnalamento ferroviario e tutti gli aspetti che poi derivano dalla gestione informatica nel campo ferroviario. Sì, buongiorno a tutti. Come diceva lei, Hitachi Rail è un global player nel settore del, chiaramente, dei trasporti, e con questa presentazione vogliamo far vedere come concretamente Hitachi Rail, tramite le proprie innovazioni tecnologiche, possa supportare il raggiungimento dei target di sostenibilità delle città e allo stesso momento aumentare la user experience. Noi vogliamo far vedere concretamente come ciò avviene e grazie a un video possiamo un attimo vedere che cosa abbiamo implementato a Genova. Hitachi Rail, in collaborazione con AMT e il Comune di Genova, hanno deciso di implementare un progetto pilota per la sperimentazione di un sistema MaaS, Mobility as a Service. Il Mobility as a Service rappresenta la trasformazione digitale della mobilità in un'ottica di semplificazione. I cittadini potranno utilizzare, tramite una singola applicazione, il cui nome è GoGoGe, i servizi multimediali della città. Potranno pianificare il loro viaggio, decidere qual è il percorso ottimale, potranno circolare su metropolitane, sugli autobus urbani, due linee extraurbane, sugli ascensori, funicolari, e potranno pagare il servizio semplicemente utilizzando lo smartphone. Non solo la dematerializzazione del biglietto, basta far partire il servizio, si può circolare sui vari mezzi del trasporto pubblico locale e alla fine della serata il cittadino avrà la possibilità di ricevere l'addebito della best fare, quindi qual è il piano tariffario migliore sulla base degli spostamenti che sono stati effettuati. Allo stesso tempo potrà quindi selezionare la sosta di Genova Parcheggi e pagare la sosta. Potrà anche utilizzare lo sharing, quindi utilizzare le auto elettriche di Electra Car Sharing e gli scooter elettrici di Mimoto. Il progetto pilota avrà una durata di 6 mesi e coinvolgerà 1000 utenti. La soluzione, tramite la tecnologia in V-out, si sovrappone a qualsiasi sistema di pagamento esistente e non interferisce in alcun modo. Grazie ad una singola applicazione GoGoGe, gli utenti potranno avere facile accesso a diversi servizi multimodali della città, dimenticandosi di registrarsi su diverse applicazioni, utilizzare portafogli, carte di credito, acquistare biglietti o capire quali sono le soluzioni tariffarie, e potranno viversi tranquillamente la città. Abbiamo potuto vedere così concretamente che cosa il MaaS rappresenta in pratica. Possiamo far partire la presentazione? Grazie. Ecco, come dicevo, come Hitachi Rail può contribuire attraverso le proprie soluzioni al raggiungimento dei target di sostenibilità. È chiaro che nel raggiungimento della corsa net zero i trasporti rappresentano un focal point su cui intervenire per poter raggiungere questi obiettivi. Ed è proprio per questo motivo che dobbiamo analizzare quelle che sono le sfide che le città si trovano ad affrontare. Sfide che, come è stato detto precedentemente, riguardano le problematiche che ad oggi si riscontrano in tutte le grandi città, ovvero il problema del traffico, il problema delle emissioni di CO2 e allo stesso tempo anche il problema della recovery di quelle che sono state le problematiche legate al Covid, che hanno fatto sì che le persone, proprio per paura di utilizzare i mezzi pubblici, hanno iniziato ancora di più a utilizzare i mezzi di trasporto privati. Quindi, che cos'è il MaaS? L'abbiamo visto prima concretamente. Il MaaS non è altro che una piattaforma digitale che permette all'utente di poter accedere a diversi servizi multimodali.
Perché il MAST è importante? Il MAST è importante perché mentre chiaramente per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità le città stanno diciamo contribuendo con nuovi servizi, quindi car sharing, scooter sharing, quindi l'offerta pubblica e privata sta aumentando sempre di più, ma allo stesso tempo il cittadino si trova che di fronte a un aumento e una offerta più ampia del servizio diventa un sistema molto più complesso per l'accessibilità. Quindi è chiaro a tutti in un contesto urbano che quando si deve accedere a questi servizi ci sono diverse applicazioni da scaricare, bisogna registrarsi eccetera, bisogna capire qual è l'applicazione da utilizzare. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo operato in questo contesto di semplificazione, quindi per noi il MAST significa semplificazione e il progetto GoGoGe ne è un esempio concreto. Grazie alla collaborazione con il Comune di Genova ed AMT che hanno fortemente creduto in questa sperimentazione, dal 9 maggio abbiamo in esercizio questa sperimentazione che durerà ulteriori 6 mesi. Una singola applicazione che permette di accedere a diversi servizi multimodali della città, sia in un contesto di trasporto pubblico, e qui vediamo come sia stato implementato la nostra tecnologia B&B Auto, sia stata implementata su praticamente tutti i servizi di trasporto pubblico della città, e come diciamo noi, se è stato sperimentato a Genova per la sua complessità e varietà si può applicare in qualsiasi città del mondo. Allo stesso tempo un altro pillar della soluzione GoGoGe è il congestion monitoring, quindi c'è la possibilità su 2 linee di autobus di aumentare la user experience perché gli utenti possono avere la possibilità di verificare lo stato di congestionamento degli autobus e quindi decidere se prendere il primo autobus disponibile o aspettare un autobus successivo. Allo stesso tempo abbiamo integrato chiaramente altri servizi privati che in questo caso sono il Genova Parcheggi, quindi l'accesso alla sosta, il pagamento della sosta di Genova Parcheggi, gli scooter, la localizzazione degli scooter di Elbitz Mimoto e l'utilizzo e il pagamento delle auto di Elettra Car Sharing. Chiaramente tutto questo è dovuto grazie alla tecnologia B&B Auto di Hitachi Rail, che è un'infrastruttura veramente light che si può implementare su qualsiasi sistema pagamento di ticketing esistente, in quanto non interferisce e permette il pagamento alla fine della giornata di quella che è la best fare. Come funziona GoGoGe? In pratica si scarica una singola applicazione, ci si registra a una singola applicazione, si può accedere a diversi servizi tramite travel planner multimodale della città, tramite i beacons, quindi questi sensori Bluetooth che sono installati all'interno dei mezzi, sulle fermate, nelle stazioni, il sistema è completamente hands-free, quindi lo smartphone, una volta che si è registrati e che si è attivato il servizio, si può salire e scendere dai mezzi e il sistema automaticamente riconosce il percorso e permette di utilizzare i diversi servizi multimodali senza dover effettuare nessuna azione. Quindi chiaramente uno dei vantaggi è quello che c'è la possibilità anche di poter sapere in tempo reale dove ci si trova all'interno del percorso, si possono localizzare quelli che sono i parcheggi della città, si possono quindi poi pagare, e si possono localizzare anche gli scooter di Mimoto e accedere al servizio e si possono anche localizzare le auto di Elettra Car Sharing e effettuare direttamente il pagamento come abbiamo visto precedentemente. Un altro vantaggio di GoGoGe e della nostra soluzione è quella che non solo garantiamo massimizziamo la user experience agli utenti tramite l'utilizzo di una singola applicazione, ma crea un valore aggiunto anche a quello che è l'operatore, perché tramite l'utilizzo di questa infrastruttura B&B Out l'operatore riesce ad avere una chiara rappresentazione di quella che è l'origine e destinazione del viaggio dei singoli utenti.
utenti, e questo è fondamentale per poter pianificare quello che è l'esercizio del futuro, perché come diceva precedentemente, sapendo quali sono le tratte più utilizzate si può evitare di fare un servizio che poi porti ai dei mezzi che non sono non vanno a pieno carico, e quindi questo è uno strumento fondamentale anche per l'operatore per poter operare le programmazioni future. Bene. Grazie. Grazie. Ringrazio veramente Barbara Ferrari per aver fatto questo doppio ruolo di presentatrice e anche di attrice nel video che abbiamo visto all'inizio. Direi che è importante anche perché questa applicazione che si chiama GoGoGe e che in Ge ha la radice della città di Genova, è un'applicazione che si, uno studio che si applica a Genova e che è eseguito da un'azienda che ha una sede a Genova, da storica, e che quindi dà una confortante conferma del fatto che siamo aggiornati su questo tema di estrema importanza.